Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto su Teleeuropa Replay. Buon pomeriggio a Ilaria Presta. Buon pomeriggio Franco, a te e ai nostri telespettatori. Presento subito gli ospiti Vai. studio, come sempre Pippo Gatto di Nuova Cosenza e Gigi De Rosa, responsabile del settore giovanile dell'Ende ed ex calciatore del Oh, che bella Cosenza. sorpresa, Gigi De Rosa. Grazie Gigi per aver accettato l'invito. Grazie per essere con noi. E allora parleremo, cari Ilaria, del pareggio del Cosenza al Menti di Vicenza per 0-0. Parleremo più tardi con la nostra Daniela Gangemi, la collega di Reggio Calabria, di quello che sta succedendo a Reggio Calabria e di questa vittoria della Regina contro il Crotone per 1-0. Poi sappiamo che dopo la sconfitta all'ennesima della Vibonese è stato esonerato Mister D'Agostino e in queste ore si sta cercando il nuovo allenatore. Si parla, mi pare, Ilaria, di Zauri, Sì, no? Di Zauri in alternativa dovrebbe esserci Orlandi. Orlandi, Gigi, una vecchia conoscenza, Nevio Orlandi, anche della Regina, è stato già a Vibo se non ricordo male. Comunque, a te la parola, grazie agli ospiti per aver accettato l'invito. Andiamo subito a leggere quelli che sono stati i risultati di quest'ultima giornata di cadetteria. Vediamo se li abbiamo dalla regia. Eccoli qui. Ascoli Como termina 1-1. 1-1 finisce anche il match tra Brescia e Alessandria. La Cremonese vince per 0-2 contro il Cittadella. Vicenza Cosenza termina 0-0. 1-1 tra Lecce e Benevento. Il Monza si impone per 4-0 sulla SPAL. Il Parma vince 4-1 contro il Pordenone. Termina invece 3-0 la sfida tra Perugia e Frosinone, 0-0 il match tra Pisa e Ternana, la Regina vince invece il derby calabrese per 1-0 contro il Crotone. Andiamo anche a leggere la classifica aggiornata. Eccola là, sta per arrivare. Ringraziamo Enzo Lionetti in regia, vai. Eccola qui, la classifica aggiornata di Serie B con il Lecce in testa alla classifica a quota 42 punti, segue la Cremonese a quota 41 insieme al Pisa sempre a 41 punti, a quota 40 il Brescia, segue il Monza a 38, 37 punti per Benevento e Frosinone, segue il Perugia a quota 34, 33 punti invece per l'Ascoli, segue il Cittadella a quota 32, 28 punti per Parma, Como e Ternana, segue la Regina a quota 26. SPAL 23 punti, poi abbiamo l'Alessandria a quota 22, Cosenza 19 punti, Crotone quota 14 e Vicenza e Pordenone a 12 punti. Pippo, hai visto la classifica generale? Entrato nel vivo il campionato, un primo giro appunto su Vicenza Cosenza. Ma una partita che tu dovevi vincere, sei riuscito a portare a casa un punto nonostante il forcing che hai fatto nell'ultimo quarto d'ora. Possiamo anche dire che è stato provato a cambiare la partita. Dispiace vedere un po' quello che poteva essere e non è stato, la punizione all'ultimo minuto buttata direttamente nelle mani del portiere, quando potevi cercare di fare un po' di manfrina con una palla messa nell'aria. Però a quel punto non so se realmente ci sia stata la volontà di fare, come dire, di fare questo gol. Che è davvero difficile nell'ultimo momento, oppure se siano state date indicazioni in merito. A me sembra che voglio andare per inciso sulla partita che non si siano sfruttati molto i calci piazzati. Sembra quasi che sui calci piazzati ci sia, come dire, non una maledizione, ma non vengano preparati. Bisogna dargli anche atto, però, al tecnico che ha avuto i giocatori da 7-8 giorni, quindi non ha potuto preparare sicuramente tutto, ma di solito io vedo che nelle squadre sui calci piazzati vengono addestrati determinati giocatori con determinate capacità. Di solito Carraro è uno di quelli che è addestrato a questo tipo di gioco. Non c'era Carraro e si è offerto abitante. Adesso non so, anche Sì. rispetto a quanto visto nella partita, la confusione era tanta. Il direttore sportivo che se la prendeva con l'arbitro, il secondo che richiamava Occhiuzio. Ho visto un po' di confusione contro un avversario che a mio avviso è un avversario non alla portata di più del Cosenza. C'è da dire che comunque il punto è sempre buono, ma con i pareggi, Franco, Non mi si va da insegni tu, nessuna non si parte. va da nessuna parte. Io mi sono espresso anche sia sul Corriere dello Sport che su Facebook ieri con un post. Prima di andare da Franco Rossito, presidente del Circo della Stampa di Cosenza, nonché nostro collega, caporedattore di Gazzetta del Sud, volevo sentire Gigi De Rosa su questa partita del Cosenza, su questo percorso di Occhiuzio nel Cosenza Calcio. Gigi. Credo che
credo che Cosenza abbia fatto una buona partita, non dimentichiamo che anche il Vicenza si giocava il campionato, Vicenza non è una squadra scarsa, all'inizio ha speso molto, è andata male, però credo che il Cosenza a Vicenza non abbia demeritato. Poi a Pippo, devo dire Pippo, credo che i calci piazzati il Cosenza li prepara perché non è possibile, forse c'è stato un po' di nervosismo e ti è sembrata una cosa confusionaria lì alla punizione, ma credo che tutti gli allenatori non confusionaria, preparano... tu hai un'occasione di mettere la palla in aria, cercare, non dico il rigore, ma quantomeno lo spunto nella mischia, e invece è stato scelto di tirare direttamente in porta. Tu mi insegni con una punizione diretta in porta all'ultimo minuto. Se fai gol vinci un 13 da 10 milioni di euro. Ma non è stata solo la punizione, ma al di là di questo non andiamo. Credo che abbia fatto una buona squadra. Però non adesso... il Cosenza, ti ricordo che non vince una partita dallo scorso 27 ottobre, quando appunto si impose con Zaffaroni 3-1. Cioè, ha fatto una buona squadra. Non si riesce a vincere una partita e di questo passo mi sa che... Però questa squadra ce l'hai. Se arriva ai play-out dobbiamo dire grazie. Però questa squadra ce l'hai da pochissimo. Sì, non c'è dubbio, da due settimane. Pochissimo. Il percorso è ora, perché anche prima abbiamo vinto all'inizio delle partite, abbiamo fatto dei punti anche con un po' di fortuna, ma poi, sì. poi l'andazzo è stato uguale. Ora proviamo a fare questo percorso con una nuova squadra, con nuovi elementi, dove c'è, ho visto ci sono dei buoni elementi, dove meritava il Cosenza-Vicenza, secondo me, ho visto sulla partita, ha fatto di più, si poteva vincere anche se loro erano in 10, però l'atteggiamento era quello giusto. Non è facile giocare queste partite, non dimentichiamo che è una partita che bruciava per ambedue le squadre. Credo che il Cosenza migliorerà Roberto, la squadra, migliorerà il suo rendimento, anche se ci sono partite che, come tu sai, ora bruciano tutte le partite, ci vuole un po' di personalità, alle volte ci vuole anche un po' di mestiere, non è che fare vetrina, ma fare concretezza. E allora io ricordo, Ilaria, che i telespettatori possono interagire con noi su WhatsApp al 345 921 1221. Buon pomeriggio a Franco Rosito, il collega di Gazzetta del Sud. Buon pomeriggio a voi. Hai sentito, Franco, quello che hanno detto sia Pippo che Gigi De Rosa, e allora un tuo commento, Franco, su questo percorso di Occhiuzzi e del Cosenza nelle ultime gare. Ma io penso che siamo di fronte a un bicchiere mezzo vuoto. Tralascerei la partita di Vicenza, aggiungerei anche quelle con il Cittadella e con il Brescia. Il Cosenza in tutte e tre le partite avrebbe potuto portare a casa l'intera posta in palla, e a tuttora parleremo, se il campionato fosse finito, di un Cosenza salvo con le squadre alle tre spalle. Potevano arrivare tre vittorie, sono arrivati tre pareti, colpa di una scarsa concretezza, come diceva Gigi De Rossi, che saluto sempre con piacere, saluto anche il collega Pippo. Ciao Franco. È mancata la concretezza, è mancato un pizzico di cultura, è mancato forse anche un pizzico di coraggio. Sono d'accordo con Gigi, però, che questa squadra, con Gigi Rosa, questa squadra mi sembra un po' più squadra di quella di prima. Mi sembra una squadra più posta, più inquadrata, partendo dalla difesa. In attacco abbiamo delle risorse in più. Dobbiamo aspettare, come si dice in una conferenza stampa con il presidente Guarascio, prima di quella di Moretti, vediamoci da qui a un mese e facciamo il punto della situazione. Viene partiti con un nuovo ciclo, lo stesso Occhiuzzi deve trovare un po' la quadra della situazione, deve decidere se giocare con due punte, deve decidere se giocare con una punta e un fantasista alle spalle. A questo proposito apro un piccolo inciso. Come ha detto lo stesso mister Occhiuzzi a fine partita vincente, è un momento in cui c'è bisogno di tutti. Siccome c'è bisogno di tutti,
anche qualche giocatore che ha avuto il cosiddetto mal di pancia, diamogli dei farmaci che possano farlo guarire immediatamente. Non possiamo, secondo me, permetterci il lusso di tenere fuori, non sappiamo per quali motivi si ripeto, un giocatore che a me piace, che può fare l'alternativa a caso, e sto parlando di Mindico. Io già mi auspico che contro il Perugia ci possa essere la possibilità di vedere all'opera Milik. Sono d'accordo. Detto ciò, e chiudo poi per questo primo, diciamo, break, gioca contro il Perugia ed è chiaro che è una partita che devi vincere. Come si possa vincere questa partita deve scoprirlo Occhiuzzi, il quale ha detto dopo Vicenza la partita con Perugia è una crocevia importante, lui spesso si aspetta dei cambiamenti e il cambiamento deve coincidere con la vittoria. Perché pareggi di fila non lo può, sia pure come diceva il nostro amico scomparso da poco Gianni Di Marzio, caro Franco, meglio non perdere a volte, meglio un punto, meglio non perdere se non riesci a strappare l'intera posta in palio. Franco, però una volta i punti delle vittorie erano due, adesso sono tre. Sì, con due vittorie di fila esci fuori da una situazione pericolosa. Pronto? Io sono d'accordo, sottolineo quello che è sottoscrivo quello che ha detto Gigi Rossi. È una squadra cambiata da poco. Io ho visto una squadra più vivace e più completa rispetto a quella di prima. Cosa manca? Questo manca sì, la competenza. Manca sì, la competenza lì davanti, Cosenza a questo maledetto problema del mal di gol. Però io penso che con ora, con la ripresa, quando sarà in forma e con qualcuno che li possa assistere, con due persone da entrambe le fasce, di Parco, Sutum e Liotti, queste punte prima o poi uno sbocco lo troveranno. Ma ne troviamo da qui a due o tre partite. Franco, ricordando che il Cosenza detiene purtroppo, ahi no, il peggior attacco del campionato, questa è la verità, hai detto bene tu, bisogna finalizzare, intanto Laura, ci chiedono in tanti Gaetan Laura, siamo andati a vedere qualcosa del suo profilo, è un attaccante fortissimo, è una seconda punta, ve lo dico io, è un esterno, uno che praticamente ha una forza incredibile fisica, però guardando il suo score su Transfer Market, guardando quello che ha fatto negli anni precedenti, è uno che fa pochi gol, 3-4 gol, 5 gol a stagione. Posso, Franco? Prego, no, volevo concludere, meno male che c'è l'Arrivei, che nel momento in cui l'Arrivei andrà poi a regime, i gol li ha sempre fatti, insomma. Perfetto, se tu con Laura riesci a incidere come sta incidendo in questo momento, che la velocità, la manovra verticalizza, è evidente che il pezzo deve avere qualcuno che tu va a finalizzare. Non puoi giocare con Caso e con Laura, devi giocare con un terminale. Questo è il mio parere. Sì, è quello che praticamente è quello che sta cercando, secondo me, di mettere insieme. L'Arrivei è stato preso per fare questo tipo di gioco, ma tu hai giocato con Laura e l'Arrivei negli ultimi 10 minuti di Vicenza. L'Arrivei ha avuto 2-3 palle di testa, ha provato ad andare, però due palle, hai un terminale forte nell'elevazione, potenza esplosiva, colpo di testa buono e non lo servi, non hai lavorato sulle fasce, come dicevo prima, probabilmente c'è bisogno di un attimino di tempo per mettere a punto meccanismi che, con la novità di Larrivei e Laura, potranno completare e dare più peso all'attacco. E certo è anche vero, come dicevi tu, Millico andava comunque provato, quantomeno. Se tu stai provando ad andare giù, voglio dire, togli l'attaccante, mettilo a Millico. Hai messo un esterno, non ho capito, però vabbè. Scelte. Una domanda di Ilaria per Franco Rosito. Vai, Ilaria. Sì, volevo distaccarmi un po' dalla questione Cosenza, diciamo, e andare a vedere un po' quelli che sono i bassifondi della classifica, perché la SPAL adesso, dopo la sconfitta contro il Monza per 4-0, volevo chiederle se secondo lei rischia un po' di essere risucchiata nella parte bassa di classifica, anche perché, diciamo, la distanza di punti tra due o tre squadre sono veramente pochissimi. Quindi volevo chiederle più che altro un parere su questa SPAL che sta avendo molta difficoltà. Che la squadra sta avendo difficoltà, però alle sue spalle, quello che dice, ci sono delle tartarughe che camminano lentamente. Fino a quando queste squadre andranno avanti lentamente, anche la spalla
potrà giovare in questa situazione. Ecco perché è molto importante andare a punti, punti pesanti. Vincere una partita significa risucchiare qualcuna delle squadre che stanno davanti, e quindi anche il Cosenza e l'Alessandria non potrebbe essere alla resa dei conti soltanto un gioco a due per quanto riguarda i play-out. Certo, si rischia perché da Genoa in poi, come diceva Franco, è cominciato un nuovo campionato dal quale tutti quanti cercheranno di ottenere più punti possibili. Ed è importantissimo vincere. Il Cosenza purtroppo non lo fa da lontano mese di ottobre contro un'altra squadra umbra, la Tornana di Cristiano Lucarelli. Mi sa che questa Umbria non porti bene al Cosenza, non porti bene al gruppo cosentino, a Doretti, a Metti, a Carraro, per cominciare a introdurre il discorso dei vecchi, dall'altra parte Carretti. Ok Franco, niente, noi se non ci sono altre domande, Gigi, se vuoi salutare Franco Rossito, perché prima... Sì, l'ho salutato un po' prima, ciao Franco. Non so se ti ha sentito. Franco, poi affronteremo il discorso della comunicazione, nel senso che di questo problema, perché di un problema si tratta, se vuoi dire qualcosa giusto in chiusura, perché non vediamo gli allenamenti, lo abbiamo detto al Presidente, lo abbiamo detto al DS Goretti. E lo ribadisco io a tutti i telespettatori, perché il giornalista ha il dovere di informare. In questo momento noi non riusciamo ad informare perché naturalmente, come abbiamo detto in altre trasmissioni, ci viene come dire, aperto lo stadio e né tantomeno ha parlato il signor Occhiuzzi alla vigilia, per cui praticamente domani vedremo la partita e racconteremo quelli che saranno i 90 minuti e passa di Cosenza-Perugia. Una tua battuta al volo, Franco. Sì, intanto dopo la conferenza stampa del Presidente Guarascio, alla quale ci sarà un seguito, ripeto, perché il Presidente ha promesso un altro briefing da qui a un mese, c'era stato promesso il ripristino del classico bollettino di giornata, del classico diario rosso-blu, dal quale attingere qualche notizia, sia pure nel pieno rispetto della privacy, cosa che non è avvenuta. Ora, io facevo una riflessione. In circa 40 anni, e Gigi De Rocca ricorda, e il collega Franco Segreto ricorda, qualche capello bianco in meno, il collega Pippo Gatto, non parlare della giovane collega Iscudo. Ma io facevo una riflessione: in passato, ai tempi della presidenza Pagliuso, di altre presidenze, noi abbiamo avuto degli altri lunghissimi silenzi stampa. Qual è la differenza rispetto al passato? Cari colleghi e cari telespettatori, in passato avevamo l'accesso al campo, potevamo assistere agli allenamenti, il cronista poteva estrapolare da quel suo commento o da quella sua mattinata un notiziario, un pezzo sul quale, diciamo, costruire la giornata. Purtroppo col passare del tempo è stata una chiusura costante, prima gli allenamenti a porte chiuse, poi i bollettini che non sono stati più diffusi. Ora è chiaro che io i tempi sono cambiati, non c'è più il modo di seguire le sedute di allenamento come si faceva un tempo, probabilmente non ci sono neanche i rapporti stretti, legami stretti e cordiali che c'erano una volta fra gli addetti ai lavori e il giornalista, però un minimo di apertura secondo me ci deve essere, perché ribadisco, l'ho detto in conferenza stampa l'altra mattina con il presidente Guarascio, le guerre generano morti e feriti. Costruendo dei rapporti cordiali si può andare su un binario positivo, si possono migliorare appunto i rapporti, e quindi tutto può essere più facile. Questo argomento di chiusura non lo condivido, sia pure, ripeto, in passato per i mesi abbiamo avuto silenzi stampa da parte dei dirigenti, da parte dei giocatori, però si poteva andare a Casole Bruto, al Virginio Hotel a vedere la Naranja, si poteva andare al San Vittino, si poteva andare allo Stampico e cercare di tirare fuori. Ok, Franco, speriamo che allora il discorso possa cambiare dopo la partita di domani con il Perugia, ce lo auguriamo tutti, perché sicuramente, e chiudo, in questo momento la società si sente nel bersaglio, l'allenatore si sente nel bersaglio, il direttore sportivo si sente nel bersaglio, perché i risultati non arrivano. L'ambiente è in continuazione, allo stadio va poca gente,
serve fare punti, servono i risultati, serve vincere. E come tutti sapete, se per un attaccante la medicina giusta è fare gol, per una squadra e per una società la medicina giusta sono i punti. Io sono un tantino ottimista alla luce di queste ultime prestazioni. È chiaro che se da qui a 4 partite a queste prestazioni non dovesse finire la giusta striscia di risultati, va bene, ne riparliamo. Il presidente ha detto: non farò sconti a nessuno. In questa frase sua c'era tutto. Grazie Franco Rosito della Gazzetta del Sud. Allora Gigi, torniamo in studio, vuoi iniziare tu per parlare appunto di quello che ha detto Franco, a cominciare dal bicchiere mezzo vuoto a finire ai rapporti con la stampa? È la situazione sempre la stessa, come ti ho detto prima. Sempre la stessa, sempre il professore Scoglio, i Mondoni, no, si sono ripetute negli anni, la medicina, no? Allora, si sono ripetute negli anni. Io credo che con la stessa prestazione, se avessimo fatto gol, se avessimo vinto la partita, andava bene tutto, ok? Grande squadra, grande prestazione. Allora, la prestazione c'è stata, non è stata eccelsa, però sicuramente meritava più il Cosenza. È il risultato, è il risultato che manca, è la medicina giusta, dove anche giocando non bene può arrivare con altre qualità, con altre caratteristiche. Il campionato di Serie B in questo momento è pericoloso non solo per il Cosenza, ma per le altre squadre che stanno tutti nella lotta. E qui bisogna, manca il risultato, bisogna fare risultato, non dico come si diceva, con le buone o con le cattive, però la prestazione c'è stata, come ha detto Franco, nelle due partite, la squadra è stata molto migliorata. Vero. Secondo me, è vero. Secondo me, e quindi manca il risultato. È ovvio che se non vengono i risultati, sai, punto da capo. Messi in discussione tutti. Ma io volevo precisare che quando ho parlato col collega Franco Rosito, presente appunto del circo della stampa, che non è un problema di comunicazione che riguarda l'ufficio stampa, per carità, che sono stati sempre sia Gianluca Pasqua che Daniele Ciamplone disponibili nei confronti di tutti. Evidentemente ci sono ordini che vengono dall'alto e non dipende esclusivamente da loro. Vai con i messaggi. Sì, ne arrivano tantissimi. Le ultime 3 partite potevano darci 9 punti, è la chiave di lettura sull'attuale organico, una buona ossatura per una squadra forte, mai come oggi la programmazione c'è e la salvezza può essere davvero concreta. Era una partita come una finale di Champions League, dice un altro dei nostri telespettatori, non poteva essere altrimenti, dopo 9 partite e 8 sconfitte speriamo di riprenderci d'ora in poi. Poi arrivano anche altri messaggi dove appunto si dice fondamentalmente che comunque l'ambiente ora ha bisogno di fiducia e soprattutto di ritrovare la vittoria, anche perché la sfida contro il Perugia non sarà affatto semplice. Perugia che tra l'altro, Franco, vive un momento molto positivo, l'ho visto è entrata in zona playoff, neopromossa, che sta facendo veramente benissimo, quindi c'è davvero da stare attenti perché è una squadra quadrata che gioca bene. Ne parleremo nella seconda parte. Pippo, allora... Concordi con l'amico Franco? Vorrei anche aggiungere, non è che sia tutto quanto il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, c'è anche un bicchiere mezzo pieno che si chiama che non perdi a 3 partite, che si chiama che non hai preso gol da 2 partite, cioè hai messo a posto la fase come dire, difensiva, ti mancavano gli elementi e il ritorno di Väisänen e l'arrivo di Risto hanno un po' inquadrato il tutto, tu hai inquadrato il centrocampo, in più adesso rientra in squadra Ndoye, che a mio avviso è uno di quei giocatori che farà comunque la differenza. Hai guadagnato in qualità ed è vero che comunque c'è il problema del gol che rimane. Ma il problema del gol si risolve anche quando tu alla squadra dai carattere come quello che ti può dare, per esempio, Ndoye, Voca e Kongolo, che sono 3 giocatori che a mio avviso sono importanti per il Cosenza. Pippo, mi fai salutare e salutiamo insieme una vecchia conoscenza. Che bella carrambata, Gigi Simoni da Ferrara, Comacchio. Ehi, grande Gigi, eccoci qua. Abbassa Sarginesca. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. L'hai vista Gigi De Rosa, sì. No, non l'ho ancora visto, dov'è? È qui con noi in studio. Ciao, grande Gigi, ciao. Allora Gigi, so che anche tu insomma segui le sorti del Cosenza, che cosa vogliamo dire di questo periodo particolare? Che sarebbe stato un bene vincere a Vicenza, visto che anche Vicenza mi è sembrato poca cosa, però
come diceva Pippo, bisogna anche vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè il fatto che non si perde tre partite, che non si prende gol da un paio di partite e che comunque c'è da lavorare tanto e nella speranza di recuperare il terreno. Devo essere sincero, nel secondo tempo mi aspettavo qualcosa in più. Il primo tempo a me è piaciuto abbastanza, una squadra organizzata, una squadra che faceva un pressing alto, ha messo in difficoltà Vicenza. Ma nel secondo tempo, quando Vicenza ha provato a buttarla alla disperata, lì bisognava colpire e ammazzare l'orso. Rimani con noi perché Ilaria, dobbiamo andare a sentire qualche consiglio. Sì, dobbiamo andare in pubblicità, ma ritorneremo tra pochissimo. Resta con noi, grazie. Ok, allora eccoci di nuovo insieme. Ilaria, Pippo, per questa seconda parte siamo tornati in studio in diretta. Avevamo Gigi Simoni. Gigi, ci sei? Sì? Sì, ci sono. Ok, allora avevi concluso il tuo dire oppure ti faccio fare qualche domanda dagli ospiti in studio? Non so se avevi concluso. Benissimo. Fammi fare una domanda. Allora, di Ilaria, vai con Gigi Simone. Erano compagni di squadra, eh? Lui centrocampista e Gigi portiere. Buonasera, io diciamo che dalla partita... No, aspetta, scusi Ilaria, Gigi è uno di quelle splendide... quando da centrocampista da trequartista mise da libero dietro e una delle mosse vincenti di quell'anno. È vero. Poteva fare qualsiasi ruolo, il play, poteva fare il libero, tutto. Vai Ilaria. Diciamo che la nota positiva che si evince dalla sfida contro il Vicenza è quella di una difesa ormai collaudata e volevo proprio soffermarmi su Matosevic, che comunque pochi interventi ma decisivi per blindare diciamo un clean sheet che mancava al Cosenza da fine settembre. Volevo un parere su questo giocatore. Da portiere a portiere. Esatto. Io l'ho visto la partita e non mi è dispiaciuto. Ha fatto una buona parata sul tiro che era rimbalzato per terra dove si è disteso la sua sinistra, la deviata, ma un portiere non si vede solo dagli interventi ma anche quando dà sicurezza e serenità alla difesa, e mi sembra che in questo momento qua lui sia uno dei punti fermi di questa squadra. Poi quando il portiere non commette grandi errori e sbaglia poco è comunque sempre un punto di forza. Non so se Pippo vuole intervenire, poi ti faccio io una domanda alla fine. Ma alla fine, giustamente, come dici tu, non è soltanto le parate. Un portiere col carattere mette a posto tutto quanto il reparto offensivo, ma non è solo la difesa, è anche il centrocampo a quanto pare che riesce a fare meglio filtro, anche perché se tu cominci a dare profondità, levi avversari davanti alla difesa e come è successo col Vicenza, sono costretti a tirare da fuori. È cambiato un po' anche il Cosenza nel suo atteggiamento, Gigi. Sì, ho visto anche andare a prendere molto alto l'avversario, cercare di tenerli più distante possibile. Ma poi chiaramente non è che puoi stare 90 minuti con qualcosa, deve concedere anche agli altri, gli viene concesso. Però, ti dico la verità, organizzazione difensiva, come con il rientro Vaisanen, credo che le cose siano migliorate parecchio. Senti Gigi, tu che vivi là, ma a questa spalla, nonostante il cambio di allenatore, è arrivato Venturato al posto di Clodet, non è, diciamo, che le cose siano migliorate, insomma, sta un po' balbettando. Che si dice a Ferrara di questa spalla? Io le ho viste diverse volte, hanno alternato grandi prestazioni a prestazioni... Ma Ilaria diceva poc'anzi a Franco Rosito, può essere risucchiata questa spalla? Ah, sicuramente, perché poi è una squadra che è partita con ben altre ambizioni. E se non sei abituato a soffrire, a lottare e ti trovi mischiato nel fondo della classifica, poi diventa un problema. Ci sono mille esempi di squadre non abituate a soffrire che poi hanno dovuto cedere il passo a squadre ben più attrezzate per quanto riguarda la sofferenza. E dico la verità, io ho visto giocare anche contro il Perugia in casa, che hanno perso 2-1. Il Perugia è una squadra da tenere in grande considerazione, deve stare molto molto attento. Anche se ho letto che l'allenatore del Perugia è intenzionato a fare diversi cambi per il turnover, però la SPAL quel giorno lì è stata massacrata. Il Perugia ha fatto una partita incredibile, una brutta gatta da pelare il Perugia, effettivamente molto brutta. Grazie Gigi. Servirà il miglior Cosenza. Sicuramente non avevo ascoltato bene. Gigi, se lo vuoi salutare siamo appunto... Ciao Gigi, un grande abbraccio come sempre. Un abbraccio. Grazie per essere stato con noi, Gigi Simoni, ex portiere del Cosenza. Grazie, Gigi, alla prossima, grazie.
Allora, fra poco andremo a Reggio Calabria. Gigi, allora, insomma, hai visto, io non vedrei il bicchiere così mezzo vuoto, c'è stato anche qualcosa di buono, si è vista la compattezza di squadra. Certo, c'è questo mal di gol, se non vai gol non vai da nessuna parte, parliamoci chiaro. Vabbè, sono tutte sfaccettature che vi hanno detto, ormai una di Riffo, il disegno è quello. Allora, si parte dalle cose positive, la squadra è morta? Non credo. No. Queste due, sì, non è morta, è viva. Ci manca un finalizzatore. Ci manca un finalizzatore, ci manca la vittoria, che la puoi ottenere anche con un autogol. Sì. La cosa importante che mi preoccupa, ma non per l'esito delle situazioni, che con questo calendario non si può lavorare. Ogni tre giorni. Cioè, ogni tre giorni un allenatore cosa può fare? Cosa può fare? Deve pensare al recupero della squadra. Deve pensare a preparare una partita. Bravo, non c'è il tempo. Sì, non c'è il tempo, quindi credo che sia molto difficile. Si deve preparare la partita tatticamente, come si suol dire, come lo si fa, però molto sulla testa, sul riempimento delle motivazioni e andare al massimo, riempire il serbatoio delle motivazioni al massimo per far sì che la partita col Perugia, come ti ho detto prima, avvenga un risultato positivo di Riffa, di Raffa, con concretezza, con bel gioco, con tutto quello che si vuole. L'importante però è che arrivano i tre punti. L'importante è che se riusciamo a vincere facciamo un grande passo. Ilaria, andiamo con qualche messaggio? Sì, buonasera, ma non pensate che il problema sia nell'atteggiamento più che nel modulo? Sono arrivati due volte nel finale davanti alla porta, ma con poca convinzione. Forse con un po' di rabbia in più avremmo segnato. E qui può rispondere un allenatore, no? Può esatto, rispondere Gigi sì. De Rossi. L'atteggiamento agli ultimi 5 minuti, che atteggiamento vuoi avere? Infatti. Quando le due squadre ormai sono allungate, ti è andata male, ti è andata male, male al giocatore che ad esempio sbaglia il gol, come quello che mi ha detto prima Pippo, Lora. No, del Crotone, del Crotone, il ragazzo che ha avuto Carbò, vabbè, poi ne parliamo, la punta, Mulattieri, ha avuto una grande palla gol, però questo si è fatto. L'atteggiamento era giusto, si è fatto un mazzo così per tutta la partita, arriva lì, sbaglia un'occasione, ma non è che l'ha tirata, l'ha fatto la parata al portiere, quindi non è l'atteggiamento, secondo me è che quando non devi far gol, non devi far gol. La regina ha vinto, ha incamerato 3 punti pesanti, si porta a 26, buon pomeriggio a Daniela Cangemi, la vedo nel monitor di servizio. Ciao, buon Daniela. Pomeriggio Franco, a te e ai tuoi ospiti. Grazie Daniela, noi partiamo da quello striscione, nonostante la vittoria, che appunto è stato messo, mi pare, sul lungomare di Reggio Calabria da parte dei tifosi, dice la regina non è un giocattolo. Ci puoi riassumere tu la storia, la situazione? Che molti ci scrivono e sono in ansia per questi famosi 4 milioni di euro che la regina dovrà pagare entro il 16, ossia dopodomani. Sì, vabbè, diciamo che il riferimento non è soltanto una situazione, la situazione economica, è anche un discorso che ovviamente i tifosi chiedono continuità adesso, perché la vittoria c'è stata, è stata importante al di là poi della prestazione, era importante il risultato, però adesso è necessaria, ovviamente è necessario che ci sia continuità, altrimenti non basta soltanto la vittoria con il Crotone per togliersi appunto il prima possibile dalle zone basse della classifica. Quindi questo è. Poi per quanto riguarda l'aspetto economico vedremo un attimo come finirà. E infatti, perché ci scrivono, è vero Ilaria, ci hanno scritto un po' di tifosi, alcuni chiedono, zio Elio Principato chiedeva anche a Pippo e a noi, cosa succede se eventualmente, dice la regina, dovesse ritardare nei pagamenti, ma mi pare che ci siano dei punti di penalizzazione. Di solito certamente, quindi speriamo di no, devo essere sincera, finora Gallo ha sempre ottemperato. E infatti, tutto, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Non si può dire di imputare nulla, ha fatto grossi investimenti da quando è arrivato, quindi spero e credo che non ci saranno difficoltà in questo senso. Stiamo vedendo il gol di Montalto, è un gol praticamente. Beh, è stato un eurogol. Un eurogol, se ne vedono pochi. Sì, a vedere il portiere fuori, a trovare questo gol di sinistro, lui ha comunque
delle ottime giocate, ma in questo caso c'è stato ovviamente un tutt'uno di tecnica e di bravura per aver visto il portiere fuori e quindi averci provato. Che derby è stato, Daniela? Che Crotone hai visto? Allora, il Crotone è una squadra che a mio avviso non merita la classifica che ha. Ha un ottimo palleggio e ottimi giocatori. E oltre, voglio dire, all'allenatore, a Francesco Modesto, però, come dicevate poc'anzi, insomma, alla fine il campionato di Serie B non è semplice, è molto livellato, ogni gara poi singola ha una storia, e in questo momento, soprattutto per tutte queste squadre che si trovano nella zona bassa della classifica, serve il risultato al di là della prestazione, quindi servono i tre punti. Sentiamo se ci sono domande e vai Ilaria per la collega Daniela, vai. Sì, diciamo che la Regina arrivava a questo derby un po' in una situazione psicologica non delle migliori, date diciamo le difficoltà delle ultime uscite, un derby però dal quale la Regina può risorgere e ripartire realmente. Arriva adesso la sfida contro la SPAL nel turno infrasettimanale, una SPAL reduce invece da una sconfitta molto pesante contro il Monza. Io volevo chiederti che partita ti aspetti e che squadra ti aspetti di SPAL. Guarda, era una vittoria fondamentale per la Regina, perché veniva da 10 giornate negative, quindi una situazione, come dicevi tu, anche a livello mentale e psicologico pesante anche per i tifosi stessi, ma soprattutto per la squadra, per l'ambiente, e quindi c'era bisogno di un risultato per tirarsi fuori, per smuovere la classifica, per interrompere questa striscia negativa. Come dicevo prima, adesso serve la continuità, ma l'ha detto anche Stellone poco fa in conferenza stampa, proprio in presentazione della gara con la SPA. Serve adesso continuità per cercare appunto di allontanarsi il più possibile dalle retrovie. E ricordiamo, Daniela, Mi aspetto una gara con lo stesso atteggiamento, come ha detto lui, un atteggiamento positivo, di sacrificio, di squadra, sicuramente una partita questa con il Crotone in cui abbiamo visto dei livelli accettabili di gioco rispetto alle ultime prestazioni della Regina. Dalla conferenza cosa hai capito, Daniela, visto che noi qui la conferenza non c'è da un po' di tempo, insomma? Dalla conferenza stampa della vigilia ci potrebbe essere... qualche turnover tra i giocatori? Stellone cosa ha fatto? Allora, sì, ha detto quello. Chiaramente, perché lo aveva detto, che ad ogni partita avrebbe fatto dei cambi, ancora più in questo momento, perché poi ci sarà subito dopo la gara col Pordenone, e quindi molti giocatori non hanno recuperato, e lui stesso ha detto che farà dei cambiamenti, oltretutto ha delle assenze, ci sono Aia, Lombardi che sono fuori, e rientra Bellomo dalla squalifica, quindi potrebbe essere inserito Bellomo, che magari dà anche più spinta, insomma. Per il resto ci sarà sicuramente qualche cambio, ma per far recuperare, perché adesso si giocherà insomma un po' ogni tre giorni, quindi diventa difficile poi. Grazie a Daniela Gangemi, ricordiamo che la Regina domani giocherà a Ferrara contro la Spalla alle 18:30, così l'orario è uguale. Grazie per tutti. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie, buon pomeriggio. Grazie, allora vediamo, subito dopo ci sarà Silvio Zizza, sentiremo anche lui. Pippo, vogliamo dire due parole sulla Regina anche per rispondere a Elio Principato, l'ha già fatto Daniela. Sì, quello che si paventa sono due punti di penalizzazione, se non dovesse pagare poi ovviamente la Kovisok sarà ancora più inflessibile, scatteranno determinati meccanismi che poi alla fine è un po' probabilmente la Regina avrà già pianificato e calcolato, se non ha la disponibilità, perché alla fine poi c'è la retizzazione del debito, quello che un po' abbiamo già visto, non dico con il Chievo, ma più o meno è già accaduto una cosa del genere. Bisogna vedere un po' che cosa penso faranno, sicuramente vorranno salvaguardare il tutto quanto. Quello che volevo aggiungere io, come la Regina, anche il Cosenza, come sottolineava prima Gigi, mister De Rosa, tu adesso ti stai giocando il campionato, perché adesso giocherai 6 partite, una ogni 3 giorni, cioè significa che tu hai 10 nuovi giocatori, 10, no? Che dovrai inserire nell'organico nel gioco nuovo della squadra, dovrai provare a riprovare, al di là del fatto che comunque tu ieri magari hai fatto un po' scarico, perché dopo la partita non è che c'hai granché,
è giusto oggi provare con un solo giorno, non so quanto possa provare, anche se, e dobbiamo dirlo, la settimana scorsa si sono visti nuovi movimenti, si è visto la Relay e l'Aurà, che quando vengono serviti con pallone nel secondo tempo l'abbiamo visto, il Cosenza diventa molto pericoloso. C'è certo. bisogno di tempo, però ti stai giocando il campionato. Giocano tutti in questo periodo. No, ma non solo tu, giocherai le tue dirette avversarie in queste 6 partite. Sentiamo un attimo i messaggi e poi andiamo da Silvio Zizza. Vai con qualche messaggio. Sì, poi sempre si torna a porre l'accento sull'atteggiamento, ma poi anche sulla situazione stadio, quindi sui tifosi, perché comunque nelle ultime partite la presenza dei tifosi è stata molto meno rispetto a quello a cui eravamo abituati. C'erano 800 e 1600, poi 800 con l'Ascoli e 1600 nell'ultima partita interna. Dai, esatto. Con Brescia. Arriva poi un altro messaggio, credo che il Cosenza sia stato rinforzato, ma ci vuole più coraggio in alcuni momenti della partita e soprattutto maggiore concretezza in avanti, quindi si torna, diciamo, al discorso fatto finora sì. in studio, che è appunto il problema del gol con la G maiuscola. Buon pomeriggio Silvio Zizza, eccolo là. Buon pomeriggio a te Franco e Ilaria, saluto Gigi con piacere, poi Pippo, vabbè, ci vediamo. Hai sentito quello che hanno detto i nostri amici ospiti, Anche sì, ho sentito, mi ha seguito, vabbè, vi seguo sempre perché la trasmissione è molto professionale. Ti ringrazio, grazie. E noi ringraziamo, a tal proposito Ilaria, ringraziamo tutti. Assolutamente, tutti, la regia e tutti coloro che ci supportano, i nostri telespettatori ovviamente. E sempre Michele Cava dietro per gli indici d'ascolto. Michele Cava, grazie, oggi dirige le camere. Allora, facciamo un sunto, sì. caro Silvio. Allora, io vi ho seguito e... onestamente sono d'accordo con voi sul fatto che se è vero da una parte che, partendo dal Cosenza per esempio, se è vero da una parte che il Cosenza nelle ultime 6 partite ha fatto un ruolo di marcia insomma un pochino non buono, no? Perché 4 pareggi e 2 sconfitte non fanno sperare bene, però mi fanno sperare le 2 ultime prestazioni e anche gli ultimi acquisti, devo dire, l'avevo detto anch'io, sono... Cerco di essere onesto intellettualmente dicendo che erano delle scommesse, però queste scommesse da queste prime 2, specialmente con Golò, Laura, mi stanno, vabbè, Di Pardo già si conosceva, mi stanno molto piacendo. Laura, secondo me, non so se siete d'accordo, è devastante nell'inizio della giocata, no? È quasi imprendibile, anche ieri... Hanno avuto quell'occasione clamorosa dopo il calcio d'angolo del Vicenza, sono ripartiti con Laura, aveva 4 uomini vicini, davanti la Rivei mi ricordo, poi sulla sinistra c'era, non mi ricordo adesso chi c'era, comunque a destra aveva un altro compagno. Sì, tu da una parte e Bittante dall'altra, dai. Bravissimo, invece di darla alla Rivei, che poi sicuramente andava uomo contro uomo col difensore e aveva libero sulla sinistra a tu per tu col portiere Bittante, ha preferito giocare sulla destra. Ma poi non solo, quando poi l'azione è rientrata ha ancora tenuto palla pim, pum, pam, pim, e per poi darla a Voga l'ha data sul fondo, quello l'ha messa in me e poi comunque la Rivei poteva anche far gol e si è perso il tempo anche in casa col Brescia. Ho visto un Laura devastante nelle sue sgroppate, però poi quando arriva lì davanti l'area di rigore un po' si blocca, non lo so perché. L'abbiamo detto prima. Ce lo può spiegare Gigi De Rosa, ce lo può spiegare Gigi. Parte, ma lui non è un goleador, lo abbiamo sottolineato prima e io ho detto quello che stai dicendo tu adesso. Devastante infatti, però, nella percussione, nell'accelerazione, però la porta la inquadra poco. Speriamo però, che l'anno in poi possa inquadrarla meglio. Io sono dell'avviso, e lì c'è Gigi che mi può confermare, che l'importante è che ci arrivi lì, no? Perché cioè, non è che tutti partono e ci arrivano. Lui invece palla al piede, se ne va. È devastante. Sentiamo con... Gigi. Mi fai rispondere, sì. Gigi? Sì, come? Come ha detto Silvio. Silvio. Arriva. L'importante è che arriva, pensa se non ci arrivasse. E poi se non ha fatto mai gol, però come ti ho detto prima anche a trasmissione spenta, l'attaccante lo devi aspettare, la fortuna degli attaccanti è fare 2 anni consecutivi gol e diventano attaccanti. Vero. Quindi è una buona scommessa, ragazzi, eccetera, ha un grande potenziale da quello che abbiamo visto queste 2 partite, col Brescia la prima mezz'ora è stato... Devastante. Lì si è confermato nelle sue qualità, un potenziale buono. Ora bisogna vedere se indirizza la porta, anche se Silvio ha messo in evidenza
le non giocate giuste, perché quando un attaccante buono, bravo, ovviamente fa anche le scelte giuste. Sicuramente. Trova la giocata migliore. Posso dire alla sinistra che fa gol, è andata a destra, per dire un esempio che ha fatto Silvio. Giustamente dobbiamo dargli il tempo, non è stato mai un goleador, però il potenziale c'è. Per il bene del Cosenza speriamo che viene fuori a partire da domani col Peluccio. Intanto Franco, prego. Intanto, devo dire che con Christophe, Rigione e Vaisanen trova difficoltà pure a giocare Camporese, perché la difesa in questo momento non la toccherei, cioè. Poi a centrocampo con Palmiero, con Golora, Ndoye, Carraro, insomma... Domani rientreranno Carraro e Ndoye, giusto, appunto, dalla squalifica. Gli esterni tu c'hai Situm o Di Pardo, c'è Bittante o Liotti, insomma... Di Pardo, come al solito manca quello che la butta dentro, però voglio dire, cioè, adesso si deve essere ottimisti, quindi speriamo... Ecco, ha detto bene Gigi Simone, che ho visto pure un po' di highlights di Ferruccio Frosinone, e mi ha impressionato molto l'attacco del Frosinone, soprattutto De Luca, che è uno che fa finta che dorme, che non c'è, e poi invece ha fatto due gol proprio sulle dormite degli avversari, col Frosinone, dico, no? Quindi Perugia molto 3-5-2, anche il Perugia, però il Cosenza a questo punto deve, è arrivato il momento di poter, come dire, dare una svolta alla sua, perché poi, dicevate bene, basta una vittoria, anche se non è facile, però con una vittoria cambia tutto. Sentiamo Ilaria con i messaggi, ne arrivano tanti. Sì, arrivano tantissimi messaggi, però volevo porre una domanda a Silvio. Zizza. Sì, è perché ha posto l'accento prima su Kongolo, che comunque in due partite ha già dimostrato veramente di avere grande qualità, ha macinato chilometri sia palla al piede che inserimento senza palla. Io volevo proprio un parere su questo giocatore che sta facendo veramente bene. Ah, giocatore con una grande gamba, e molto molto molto, quando parte anche lui, palla al piede, la palla intanto la tiene bene, e cioè, i compagni, se gli dettano bene il passaggio, lui li può mettere in zona gol, e in interdizione molto bravo tecnicamente, ripeto, un acquisto molto importante, quindi devo dire che sia lo scouting che Goretti, almeno da pronti via, hanno lavorato bene. Ora è normale che poi i risultati danno la concretezza del tuo lavoro, quindi speriamo che quanto prima arrivino anche i risultati. Grazie Silvio, allora resta con noi, o meglio, okay, ci risentiremo dopo Crotone, resta con noi. Io vi seguo. E andiamo subito in pubblicità. Esatto. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, questa è l'ultima parte di Replay, prima di andare avanti vogliamo ricordare un amico che è andato via la scorsa settimana, Salvatore Sapia, è stato un assistente, ecco, dell'AIA, lo vediamo qui in una foto con quando appunto ha detto la Roma, ecco qui, lo si vede benissimo, e ci ha lasciato e dopo lunga malattia, ci dicono le condoglianze naturalmente alla famiglia e alla moglie Rosella. Gigi, te lo ricordi tu, Salvatore? Sei un caro amico? Non lo sapevo, ho trovato il fratello. Il fratello in piscina me l'ha detto. Sono rimasto perché lo conoscevo molto bene. Lo vedevo sempre alle poste, era da un bel po' che non lo vedevo. Sapeva che aveva un problema e mi dispiace tanto. E è stato anche come dirigente, caro Ilaria, nel Cosenza FC, te lo ricordi Pippo? Sì, 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 assolutamente. Cosenza FC, quindi le condoglianze alla sua famiglia, così come le condoglianze alla famiglia di un altro amico, collega giornalista, caro Pippo, Mario Logullo, che ci ha lasciato appunto nei giorni scorsi. E allora, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Crotone, nel frattempo andiamo a leggere qualche altro messaggio. Vai Ilaria. Parla di Gori, in attacco bisogna ridar fiducia a Gori, con i nuovi innesti avrebbe sicuramente... Adesso spieghiamo anche Gori, Pippo, che ce lo chiedono in tanti perché forse non lo hanno né letto né sentito, glielo ribadiamo, vai. Che potrebbe appunto essere la spalla giusta per Lora, e poi si chiede anche di Gerbo, non sarebbe meglio mettere lui a destra e Situm a sinistra? Questa è una domanda anche che i nostri telespettatori ci pongono.
E poi per quanto riguarda, Franco, scusami, c'è una news che diciamo volevamo dare, un'informazione più che altro. Prego. Che in occasione della gara, appunto quella del Cosenza contro il Perugia, in programma appunto domani alle 18.30 presso il Stadio San Vito Gigi Marulla, la società in omaggio alla squadra femminile, che sarà impegnata il 13 e il 20 febbraio nelle semifinali di Coppa Italia di categoria, promuoverà l'ingresso ridotto del 50% per le donne in tutti i settori. In tutti i settori. Ok, allora, buon pomeriggio a Claudio Berlingeri, che vedo in... eccolo là, la vediamo buon subito. Buon pomeriggio, Franco. Ciao, grazie per essere con noi anche oggi, Claudio. Abbiamo parlato con la collega Daniela Gangemi di questo derby. Tu sei stata a Reggio Calabria, ho visto anche le tue foto sui social. Che Crotone hai visto? È una sconfitta che lascia l'amaro in bocca? Tantissimo male in bocca, caro Franco. Sì, ero lì, sono andata a seguire la partita, a lavorare, e ti dico, è il solito film visto e rivisto purtroppo in questa stagione, che sembra davvero essere maledetta, perché ancora una volta anche in trasferta il Crotone ha costruito le sue solite occasioni, non è riuscito a concretizzarle, e poi l'unico, diciamo, tiro in porta che c'è stato, l'Eurogol di Montalto, e torni a casa con zero punti e con tanto amaro in bocca. Franco, ci sta che si subisca un gol del genere, perché Montalto è un ragazzo che ha questo tipo di colpi, però chiaramente se costruisci, se arrivi sulla tre quarti, arrivi nell'area e non la metti dentro, e non o sbagli l'ultimo passaggio o stecchi clamorosamente il gol, è chiaro che poi non concretizzando quelle 3-4 palle gol che sistematicamente crei, e poi ci sta che non porti nulla a casa. Bisogna immediatamente cambiare registro, perché fa male, perché una squadra esce sempre con tanti complimenti da parte degli avversari, però poi la classifica piange, sta piangendo tanto, perché non riesci proprio a risollevarti, e fa male perché comunque la squadra fa le sue prestazioni, riesce a giocare, ora lotta fino alla fine, però poi non porti a casa nulla. Qui vediamo l'azione di Mulattieri, è stato bravissimo il portiere della Regina a respingere il tiro. Sì, Mulattieri, l'occasione di Sala, Maric, le occasioni ci sono state. Beh, però ti ripeto, non se le stecchi è chiaro che poi ti rimane l'amaro in bocca. Senti, io ti devo fare una domanda che praticamente su un commento del collega Nicola Binda, che noi abbiamo spesso qui ospite della Gazzetta dello Sport, dopo i risultati appunto della giornata che si è conclusa ieri, ha parlato di Crotone, Vicenza, Pordenone e Crotone praticamente, che sono lì per abbandonare la Serie B. Dice, l'importante però che non abbandonino tra virgolette il campionato e lo onorino. Mi pare che il Crotone lo stia onorando alla grande, così come lo stanno onorando anche il Vicenza e il Pordenone. Ma diciamo che penso che fino a quando la matematica, l'aritmetica non dirà che queste squadre sono retrocesse, è chiaro che la speranza, no, è sempre l'ultima a morire, anche perché il Crotone sta dimostrando di essere una squadra viva. Quindi, vero. Ora ci sono quattro partite subito, uno dietro l'altra, e Franco, l'unica soluzione è vincere, fare punti. Come il Cosenza, perché è come il Cosenza, siamo lì. Sentiamo Ilaria, per te che vuole porre una domanda. Vai, Ilaria. Sì, ciao Claudia. Merito sicuramente al Crotone di averci creduto fino alla fine. Io volevo poi soffermarmi anche su Maric, che comunque ha fatto una buona prestazione, tanti cross, comunque ha trovato anche vari corridoi per i compagni, però a volte si è vista una manovra un po' confusa. Adesso arriva il Brescia, che gara ti aspetti? Ma mercoledì alle 18.30, Crotone-Brescia. Non sarà affatto facile. Sì, è un'altra partita difficile, perché il Brescia, conoscete tutti che tipo di squadra è, fatta per i piani alti della classifica, quindi sicuramente sarà una partita ostica. Il Crotone ha dimostrato di essere leggero in attacco, servirà, ecco, tornare. Io mi auguro che Mulattieri, ecco, ricominci da dove aveva lasciato, perché poi questo ragazzo che ha solamente 20 anni,
tra l'infortunio, tra il Covid che ha avuto, ha perso tanto. Poi per esempio nella gara con la Regina mancava Marras, che secondo me sta facendo molto bene, è entrato a gennaio, è arrivato a Crotone a gennaio e si è inserito subito molto bene nei meccanismi di gioco e in termini di carattere con la squadra. È mancato a Reggio Calabria, secondo me si è sentita molto la sua mancanza. Spero che Modesto riuscirà a recuperarlo, perché è uno che può fare tanto per questa squadra. Maric sì, guarda, è uno che il lavoro lo fa sempre, non solo quello che per quel che riguarda il suo ruolo, ma anche tanto lavoro sporco a favore della squadra, per cui è chiaro che ora i ragazzi davvero ce la stanno mettendo tutta, però questo non sta bastando, perché ripeto, bisogna vincere con un Eurogol, un autogol, in qualsiasi modo, ma bisogna vincere. Il bel gioco bisogna, secondo me, metterlo da parte, anche se, come dice Modesto, è l'unico modo che lui vede per poter arrivare a fare gol, magari evitando di partire dal basso, perché molto spesso è deleterio, ecco, almeno per quel che riguarda il Crotone in questo momento. Claudio, un'ultima domanda da parte di Pippo Gatto per te. Sì, ciao Claudio, no, volevo dire... Pippo. Ciao, avete messo un po' a posto la difesa con Golemic, devo dire che un po' si è rimesso dove era il problema più grande, poi alla fine il Crotone prendeva tanti di quei gol, però vedere quella distrazione, perché alla fine un gol come quello che hai preso da centrocampo, poi, no? Non è che ti riesce sempre a riuscire una cosa del genere, rimani un po' interdetto, però rispetto alla partita col Brescia, il Brescia ieri ha preso il risultato al 90esimo, a Cosenza ha sofferto, è probabile che possa essere una partita anche, non dico alla portata, ma una partita su cui il Crotone possa fare il risultato. Ma Pippo, ti dico, anche a Reggio Calabria c'era la sensazione che potevi fare il risultato, però poi alla fine anche diciamo nel secondo tempo si è perso tanto tempo. Permettetemi di aggiungere una cosa, io non parlo mai di arbitri, però le direzioni arbitrali molto spesso in questi mesi, perché poi non ne abbiamo mai parlato, però nel corso dei mesi lasciano molto a desiderare, e poi tante cose messe insieme è chiaro che magari sulla carta dici alla portata, poi nella pratica si mette tutto contro di te, quindi a volte non conta i giocatori, non conta la squadra, a volte è l'episodio che ti cambia totalmente una partita, te la può mettere in salita o in discesa, per cui purtroppo ci sono delle variabili che probabilmente anche questo è il bello del calcio, che non si possono prevedere a priori, poi ci devi fare i conti poi a posteriori. Grazie a Claudio Bellingeri, ricordiamo che Crotone Brescia si giocherà mercoledì alle 8:30 allo stadio Ezio Scita. Grazie ancora Claudia, buon lavoro. Buon proseguimento. Grazie, allora Gigi, due parole sul Crotone. Beh, grande gol di Montalto. Però non, secondo me c'ha qualche scusante il portiere, perché un gol così non si vede spesso, un tiro preciso così, tutto quello che vuoi, ma un errore di presa di posizione in questa partita cruciale, dove il Crotone non meritava, dove il Crotone è stato propositivo quasi sempre e ha messo le corde in difficoltà la Regina, senza nulla togliere al gesto tecnico di Montalto, perché anche quando ha intercettato la palla nella sua metà campo, che gli è rimbalzata sul sinistro, ha avuto la possibilità di alzare la testa e fotografare il portiere dove era, ha fatto un grande gesto tecnico, che bene, se ne vedono pochi, però un errore di posizione del portiere, è vero, in quelle partite, anche se giovane, non te lo puoi permettere. Allora Ilaria, vediamo un attimo se Enzo Rionetti ci manda il prossimo turno, nel frattempo vediamo se ripristiniamo il collegamento con Silvio Zizek, esatto, perché con lui è sempre un po' acceso il dibattito. Allora andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B, dai. Esatto, si giocherà domani, come tutti sapranno, domani, tra domani e dopodomani. Mercoledì, esattamente. Vediamo se lo abbiamo dalla regia.
altrimenti lo leggo direttamente. Si giocherà domani Cosenza Perugia, Cremonese Parma, Pisa Vicenza, Pordenone Cittadella, Spal Regina, Ternana Monza, mentre in programma mercoledì 16 febbraio Alessandria Lecce, Benevento Ascoli, Crotone Brescia e Frosinone Como. Saranno tutte alle 18.30, Franco. Sì, tutte alle 18.30. Vediamo se c'è Silvio Zizza. C'è Silvio? Sì, ci sono. Ok Silvio, allora hai sentito Reggio Crotone, ma torniamo in casa nostra, torniamo appunto a parlare del Cosenza e di questa partita. Introduciamo Cosenza-Perugia. Perugia è una squadra che viene da risultati importanti nelle ultime gare, 3-5-2 come dicevi bene tu, due squadre che giocheranno a specchio, però la differenza la fa l'attacco, insomma, là c'è gente tra praticamente De Luca, Matos, Olivieri stesso, insomma, gente che la mette dentro, lì bisogna stare molto attenti perché questa è gente che la mette dentro la palla. Ha preso un giocatore che era anche candidato per venire a Cosenza, D'Urso, no? Ha preso Beghetto che è ritornato, ha preso Olivieri del Lecce, vabbè, della Juve. E c'ha questo centrocampo a 5, Ferrarini, Santoro, Burrai. Ex Pordenone Burrai, sì. Sei Lisi che anche ieri ha fatto molto bene. C'ha 19 gol subiti con Sgarbi, Angelle, Dell'Orco e Cicizzolo in porta. E soprattutto c'ha De Luca appunto davanti. Insomma, una squadra quadrata. Però... Ma guarda, ti posso dire una cosa, è quadrato pure l'allenatore Alvini, perché io l'ho seguito l'anno scorso con la Reggiana, al di là poi di quello che è successo eccetera con la Salernitana, poi forse non meritava la retrocessione, ma era una squadra agguerrita. Cosenza ha vinto la Reggiana sia qui al Marulla sia a Reggio Emilia, cioè ricordo che le squadre di Alvini sono squadre toste, squadre che giocano con grande determinazione, con la famosa cazzimma come usa definirla Pippo Gatto. Però Franco, guarda, e anche se fuori casa, come dire, si comporta bene perché ha vinto ad Ascoli, però poco prima aveva perso in casa col Pordenone. Ora, vabbè, voi direte, vabbè, però qui viene a Cosenza, non gioca a Perugia, ho capito, ma comunque perde in casa col Pordenone, che non è il Pordenone Lecce o il Brescia o il Benevento o il Monza. E quindi voglio dire, è una squadra che secondo me si può battere. Cioè, sempre che il Cosenza... Sicuramente. Insomma, il Cosenza deve ritornare ad avere. Io mi spero e mi auguro che il Cosenza torni a essere quella squadra che fece quel miracolo due anni fa, dove, come dire, dal primo all'ultimo minuto non lasciava nulla di intentato ed era un continuo asfissio, un continuo pressing sull'avversario. E gli uomini per farlo adesso ce l'ha. Diciamo, secondo me, se proprio voglio vedere un lago nel pagliaio, cioè, allora il discorso qual è? Dell'attaccante che non la butta dentro, ma se no per l'80% il Cosenza adesso è ben messo in campo. Cioè una squadra che ha ogni giocatore che va in campo, la coppia, il suo sostituto. C'è il suo sostituto, quindi vediamo, insomma. Cioè, certo è normale che devi cercare di giocare. Ecco, io un consiglio che darei, vabbè, seduto qui con calma, magari con un bicchiere d'acqua e di nient'altro, perché sennò poi non possiamo neanche parlare. Come hai detto tu, ti seguivo sempre animati i nostri... No, vabbè, magari quando c'è Franco Gagliardi forse di più. Salutiamo il mister Gagliardi. Sì, Pippo adesso, Pippo lo vedo un pochettino più... Anche te li vedo un pochettino più... Tranquilli fino a domani sera, perché domani sera ci possono essere scosse telluriche pesanti. Avete fatto una tregua, Franco. E noi ci auguriamo che la squadra, come diceva anche Claudio Berlingeri, come il Crotone, possa tornare a vincere come ha fatto la Reggina, cioè dopo 9 turni e ha incamerato questi 3 punti. Ma del resto, quale giornalista importanti siete, anche graziosi, avete visto sia tu che Pippo, che comunque è stato un mercato buono quello del Cosenza, no? Buono, sicuramente. Ora bisogna vedere i frutti. Infatti. Non so se c'è Ilaria, l'ultima domanda, che poi dobbiamo andare alla Serie C, siamo in chiusura, vai Ilaria. Sì, no, proprio per quanto riguarda il Perugia, parlavamo prima della difesa, che comunque sono soltanto 19 gol subiti, è una squadra che anche dal punto difensivo comunque mantiene bene, ha un ruolino di marcia che parla da solo, perché sono 8 partite vinte, 4 sconfitte e 10 pareggi.
sta viaggiando anche un po' sulle ali dell'entusiasmo, vista comunque la striscia positiva delle ultime partite. Quindi un Perugia che comunque non bisogna sottovalutare, ma il Cosenza adesso ha bisogno di trovare veramente quella reazione che finora è mancata. Si giocherà a specchio, appunto, come dicevate voi, entrambe col 3-5-2. Chi secondo te, diciamo, può essere più pericoloso per i rossoblù in questa sfida, nella formazione ovviamente del Perugia? Cioè, da far male al Perugia o da far male al Cosenza? Ah, al Cosenza. Io l'ho detto prima. Su chi bisogna stare, esatto, prestare più attenzione. De Luca, l'attaccante. De Luca perché certe volte si nasconde, però sta lì pronto a sfruttare l'errore dell'avversario. Ieri è andato, se andiamo a vedere, ieri ha fatto il primo gol su un passaggio indietro del difensore del Frosinone, che pensava che il portiere l'avesse vicino, invece era attaccato e quindi gli ha passato la palla a De Luca, portava da gol. Il secondo si è infilato, ha fatto un taglio bellissimo nei tre del Frosinone e poi davanti al portiere non ha sbagliato, quindi è un giocatore da tenere sicuramente. Ma non è De Luca quello del Chievo Verona? Mario De Luca, bravissimo. Sì, che giocava con Rigione, eccetera. Torino, settore giovanile, eccetera, eccetera. No, però non è stato mai un giocatore da doppia cifra. Però è uno che si è fatto su. Poi Olivieri, vabbè, Olivieri è un gran bel giocatore. Però guarda, Franco, posso dire un'ultima cosa? Se Goli torna ad essere quel giocatore delle prime giornate, con Laura, che è veramente, guarda, io mi ricorda. Certe volte anche, se vi ricordate, quando c'erano Embalo, Totino, cioè quando parte Laura è veramente una lira di Dio, cioè non lo tiene, quindi è lui che potrebbe spaccare la partita con qualche uomo vicino per poi buttarla dentro, perché naturalmente Laura non è un grande curatore, ecco questo. Quindi potrebbe essere questa una mossa da... benissimo. Silvio, ricordiamo, per quanto riguarda Goli, abbiamo scritto più volte del famoso long covid, quindi presumo anche se caso... che ci vorrà praticamente fine febbraio, perché ce lo chiedono in tanti, i primi di marzo ce lo auguriamo forse anche Franco, prima. Franco, anche se caso, non so se sono d'accordo Gigi e Pippo, anche se caso è comunque sempre l'uomo che crea la superiorità numerica e quando comincia la partita questo è importante, quindi io a caso non lo lascerei fuori, cioè, poi vabbè, poi l'allenatore non sono io, cioè, quindi va bene, e allora ascolta la risposta. Cambi, quindi nella partita dei cinque cambi è l'opportunità di cambiare, infatti, alla grande adesso, perché fra caso Laura, Millico, l'Arrivei e poi l'Arrivei, Pandolfi. Bravo, cioè c'hai da scegliere adesso. Anche Pandolfi stesso, voglio dire, no? L'ultima che ha giocato non è che abbia fatto male. Grazie a Silvio Zizza. Alla prossima. Grazie a voi, saluto tutti a te, Gaia e Pippo, a Gigi. Buona motivazione. Ciao. Grazie. Siamo nei minuti finali, vediamo se riusciamo ad avere la Serie C. Abbiamo detto all'inizio che il Vibonese sta per cambiare allenatore. In pole position Zauri e Orlandi. E Nevi Orlandi. Vediamo poi se ci sarà un comunicato ufficiale da qui a questa sera. Salutiamo l'amico Gigi Condol, direttore sportivo appunto della Vibonese. Andiamo con i risultati. Radio. Esatto, per quanto riguarda i risultati della Serie C, Messina Foggia termina 1-1, Avellino Monterosi 2-0, termina invece 0-1 la sfida tra Catania e Picerno, 0-1 anche tra Fidelis Sandi e Catanzaro, il Latina vince 3-1 sul Turris, Monopoli Bari 0-0, Paganese Campobasso termina 2-1, 3-1 invece tra Palermo e Juve Stabia, 4-2 Potenza Vibonese, Taranto Virtus Francavilla 0-0. Andiamo a vedere anche la classifica aggiornata sempre di Serie C. Eccola qui, con il Bari in testa alla classifica a quota 52 punti, esatto, segue il Catanzaro a 45 punti. A pari punti con l'Avellino, a quota 44 Virtus Francavilla, 43 punti per il Monopoli, a 42 il Palermo, 39 punti per il Turris, 36 Picerno, a quota 35 segue il Latina, a quota 34 il Taranto, 33 punti per Foggia e Juve Stabia, Catania a 29 punti, a quota 27 segue Campobasso e Monterosi, a quota 26 la Paganese, abbiamo poi il Messina a quota 23 punti, a 21 segue il Potenza, 19 punti per Fidelis Sandria e chiude la Vibonese a quota 16. Gigi, allora, questo Bari, tu sei barese, no? Secondo te quest'anno ce la fa? Ah, dovrebbe essere l'anno buono quest'anno. Che ho visto che lì Braglia e Vivarini si sono avvicinati, Sì, 45 sì. Sono a 7 punti, no Pippo? Adesso. Sì, 7 punti, ma non solo 7 punti. 7 punti il Bari ha un campionato da adesso in poi molto più abbordabile. Tenendo conto anche che Vincenzo
Vincenzo, spiegalo, il tuo amico Vivarini. Siete stati in panchina a pescare insieme, sta facendo un buon lavoro, sì. È un buon allenatore, padrone della materia, quindi sta facendo... Braglia sta, è sempre lì. Sta tenendo una buona marcia, ha fatto la prima pareggiata, poi ha fatto 4 vittorie consecutive con squadre, facendo vittorie importanti. Il Bari ha perso qualche colpo, però credo che il vantaggio che c'ha lo dovrebbe gestire. Poi nel calcio tutto è possibile, vero. Sai, perdi uno sconto diretto, ti va male l'altra partita e poi sei in cagona, come si suol dire. Braglia e Vincenzo e Vivarini, cioè i timonieri di Avellino e Catanzaro stanno facendo una buona marcia. Hanno perso un po' di punti la squadra prima, e il Bari ne ha approfittato perché è stato un momento dove ha fatto tante vittorie consecutive, gli ha lasciato un po' di punti, ora ne sta perdendo qualcuno, però credo che alla fin fine questo, la squadra che c'ha e questo margine di vantaggio lo dovrebbe gestire. Poi voglio chiedere a te, che siamo quasi alla fine della trasmissione, la Vibonese, questo cambio forse è arrivato in ritardo? Guarda, è in ritardo, ora è in ritardo con la salvezza diretta, sì. La Vibonese, molto. 16 punti. In ritardo di 3 punti per salvarsi dai play-out, quindi... Quando non arrivano i risultati, Franco, puoi fare quello che vuoi, stai lì, l'unica cosa che ha la società, almeno arrivati a questo punto, perché di possibilità ne ha avute, l'allenatore, di possibilità ne ha avute, dispiace per tutti che paga sempre l'allenatore, però siamo alla seconda o terza giornata di ritorno, sì. Quindi a questo il tempo punto, c'è però, dai. Il tempo c'è, la società ha dato tempo all'allenatore che è stato esonerato. D'Agostino. Ora dipende dall'allenatore che prendono, se riesce a dargli una svolta. Pippo, c'è qualche notizia dell'ultima ora? Mi vuoi dire qualcosa di più? No, assolutamente no. Stavo e allora c'è un qualcosa, po'... mi pare che c'è il club di New York, il tuo amico Dello Marino, che con questo? Fa un appello. Solito avviso, l'appello ai tifosi ad andare al campo, dice comunque la B è un patrimonio, va salvato, venite al campo, e ovviamente il suo appello è alle tifoserie e soprattutto agli ultra a entrare in campo, un appello che viene da lontano, che dall'America, Dello Marino, come sapete, è presidente del club di New York. Popoliamo il San Vito, aiutiamo la squadra. E lo dice anche il nostro amico Paolo Monaco, il maestro di fisarmonica Paolo Monaco, ci ha inviato un messaggio, a lui intanto un in bocca al lupo per un problema di salute che ha superato brillantemente, dice di stare tutti uniti perché appunto... Come dice Dello Marino, lo dice anche Paolo Monaco, la Serie B è un patrimonio molto molto importante per Cosenza, la sua provincia. Siamo arrivati alla fine, Ilaria, esatto, alla chiusura. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio ovviamente te Franco e i nostri ospiti studio, Pippo Gatto, Gigi De Rosa e ovviamente grazie tutti gli ospiti che si sono collegati con noi durante il corso della puntata. Vi ricordo che stasera ci sarà la replica alle 23, mentre noi ritorniamo prossimo lunedì 21 febbraio alle 15, sempre su Ten. Grazie mille per averci seguito.